Un 46enne di Tempio è stato arrestato per stalking nei confronti della moglie. L'uomo è stato fermato una tarda serata di ieri in un'azione congiunta di polizia e carabinieri mentre eseguiva l'ennesimo atto persecutorio. La donna si era resa conto che l'ex marito la seguiva a distanza mentre si dirigeva verso l'ospedale civile di Tempio. Immediatamente allertate le forze dell'ordine, il suo persecutore è stato bloccato e colto in flagranza proprio mentre tentava di avvicinarsi alla vittima, una donna di 39 anni, e le impediva l'ingresso nella sua auto. Effettuata una perquisizione personale, i militari e gli agenti di polizia hanno rinvenuto un coltello serramanico, un cacciavite e il telefono cellulare con il quale il tempiese perseguitava l'ex moglie. Le molestie erano iniziate nel 2012 attraverso chiamate, messaggi, pedinamenti continui e comportamenti tali da ingenerare nella donna un forte stato di ansia, tanto da costringerla a modificare le sue abitudini. Ieri l'incubo è finito e l'ex marito è stato arrestato e rinchiuso nella casa di reclusione di Tempio Nuchis a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. Prosegue l'attività di promozione sulle opportunità a sostegno del lavoro femminile e del welfare aziendale promosse dall'assessorato al lavoro. Dopo l'incontro a Cagliari è stata la volta di Sassari, dove esperti, istituzioni, aziende e associazioni di categoria si sono confrontati sui temi del lavoro femminile e dell'innovazione aziendale. Nel corso del seminario sassarese, moderato dal presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Giuseppe Oggiano, introdotto dall'assessore regionale al lavoro, Virginia Mura, sono stati illustrati gli avvisi Welfare e Work-Life Balance e programma Imprinting Donne, forniti dettagli utili per la presentazione delle domande da parte delle imprese e soprattutto delle libere professioniste. Sulle novità introdotte dal welfare per le donne abbiamo sentito l'assessore regionale al lavoro Virginia Mura. Per la prima volta noi diamo una risposta anche a lavoratrici che sono state spesso neglette, le lavoratrici autonome, le imprenditrici, le libere professioniste. Noi veniamo da tempi nei quali le libere professioniste non avevano bisogno di aiuti da parte del settore pubblico, adesso la situazione si è modificata e quindi noi vogliamo favorire anche queste lavoratrici che appunto non sono, hanno mai avuto tutele particolari, consentire loro non solo di poter accedere serenamente alla maternità, ma anche potersi occupare dei lavori di cura presso della famiglia, eccetera. Un'altra delle spinte che noi vogliamo dare è quella di fare in modo con questi incentivi che non solo le donne si carichino le azioni, le operazioni di cura familiare, ma incentivare anche gli uomini perché possano dare una mano e avere la possibilità di usufruire di permessi, eccetera. Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha mandato in tilt il traffico nella rotatoria di Predanieda fra Lidl e la Coapla. Una Volkswagen Touran della concessionaria German Car, che aveva già impegnato la rotonda proveniente da Santa Maria e svoltava verso la piazzetta, è stata speronata da un'ambulanza del polisoccorso che proveniva dalla strada di Alghero. Probabilmente abbagliato dal sole, il conducente dell'ambulanza non è riuscito a fermarsi per tempo e a dare la precedenza al SUV, che si è ribaltato sul fianco. L'autista, un dipendente della German Car, è stato protetto nel ribaltamento dall'airbag laterale ed è uscito indenne dall'urto. L'auto, gravemente danneggiata, ha però impegnato lo sbocco della rotatoria, provocando un caotico ingorgo e il rallentamento del traffico ha causato code in tutte le direzioni. C'è stato l'intervento di un'ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e della polizia locale, impegnata nei rilievi e nello smaltimento del traffico. Un lavoro difficile per l'ingorgo che si era creato con una situazione di pericolo che ha portato guai anche ad altri automobilisti. Nuovi disagi con un'interruzione dell'erogazione idrica domani mattina in diversi quartieri di Sassari. Verrà infatti eseguito un importante intervento alla cabina elettrica dell'impianto di Monte Oro, spiega Abanoa in una nota. Un lavoro programmato di manutenzione mirata, pianificata con attenzione e nel dettaglio per consentire di portare avanti i lavori e terminarli nel più breve tempo possibile. L'erogazione verrà sospesa dalle 8.30 alle 10.30 al centro storico e nei quartieri di Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Santa Maria di Pisa, Latte Dolce, Porcellana e Piandanna. Alla ripresa dell'erogazione potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità legati allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Sarà cura di Abanoa, avverte la società idrica, informare gli utenti al termine dei lavori attraverso tutti i canali disponibili, compreso il sito internet aziendale che garantirà un aggiornamento tempestivo. Artisti Uniti per la Sardegna è il titolo del Gran Galà di Beneficenza che il prossimo 23 febbraio alle 21 vedrà alternarsi sul palcoscenico del Teatro Comunale di Sassari grandi nomi dello spettacolo isolano,
per una serata presentata alla giornalista Luca Telese insieme a Virginia Sabba, con l'attrice e modella Francesca Rossi, madrina dell'evento. L'incasso sarà interamente devoluto al circolo culturale Silvio Pellico. Attivo dal 1908, ma creato nel 1905 su impulso dell'allora arcivescovo Emilio Parodi, vincenziano, appena insediato alla guida della diocesi, il circolo sin dai primi anni fu un punto di riferimento per la cultura in città, con padre Giovanni Battista Manzella, instancabile animatore. La vita della Silvio Pellico scandì nei decenni importanti passaggi della storia cittadina. Parteciparono alle iniziative protagonisti anche del mondo politico, come i due presidenti della Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga, e di quello artistico tra cui Remo Branca, incisore di fama nazionale e anche giornalista direttore di Libertà, il settimanale della diocesi dalle cui pagine, all'inizio degli anni 20, lo stesso Branca lanciava critiche al fascismo che muoveva i primi passi verso il potere. Inizialmente non c'erano distinzioni tra attività sportiva e circolo culturale. Quest'ultimo nel 70 interruppe l'attività, poi ripresa nel 91. L'obiettivo adesso è rilanciare definitivamente il circolo come centro di aggregazione e di promozione culturale, recuperando anche la sede di Via dei Mille. Lo ha ribadito Monsignor Giancarlo Zichi, che insieme agli organizzatori del Gran Galà del 23 febbraio ha presentato l'evento nella sala Esgro dell'Episcopio. Sono intervenuti anche Giampaolo Galleri, storico allenatore della squadra di pallavolo e da 62 anni nel mondo dello sport, e l'artista Elio Pulli, che mette a disposizione una sua opera tra i premi della lotteria che sarà organizzata per l'occasione. Un interesse da parte di tutti che tocca il cuore, hanno ribadito Antonello Fresu e Stefania Faggiani, promotori del Gran Galà che ha il sostegno dell'Arcidiocesi e il patrocinio del Comune di Sassari. Contrasti e sapori forti, ambizioni e rivalità, deliri da palcoscenico, l'atmosfera di Gulasch e Camomilla, commedia al vetriolo scritta da Daniele Coni e interpretata dalla compagnia Bobo Chanel. Il pubblico vedrà sia che cosa succede durante lo spettacolo, ma anche quello che succede dietro le quinte. E quindi tutti i contrasti che serpeggiano tra gli attori vengono evidentemente e prepotentemente fuori. La Londra del secondo dopoguerra è lo scenario della divertente commedia in un duplice contesto che alterna la scena al dietro le quinte. I protagonisti sono interpretati da Laura Calvi, Elisa Casula, Roberto Fara e Daniele Coni. Il mio personaggio è Adela Marshall, è un'attrice famosissima, una star internazionale. Lei è la vera appunto stella di questo spettacolo. Quella che porta la positività nel gruppo. Diciamo che lei è molto positiva fino al momento in cui tu non le tocchi il suo punto debole, ecco. Una sgangherata compagnia teatrale che tenta di mettere in scena un dramma triste e commovente, ma i forti contrasti e gli imprevisti tecnici porteranno alla completa destrutturazione dell'opera stessa. Tenterà di fare da pacere il regista. Ci sono sempre dei rapporti un po' malati tra regista e attori che vogliono mettere in evidenza delle cose e il regista deve tenere a bada un po' i capricci che fanno, perché gli attori sono anche un po' capricciosi. Questa è una cosa vera, esiste. Io infatti faccio il regista in questa rappresentazione e devo schiaffeggiare un po' questi ragazzi. Bobo Chanel ha coinvolto nel dietro le quinte alcuni allievi dell'istituto magistrale con il programma di alternanza scuola-lavoro. Le scene e i costumi sono di Mattia Enna. Gulasch e Camomilla andrà in scena al Teatro Civico venerdì 17 e sabato 18 febbraio. Inizia oggi a Rimini la Final Eight della Coppa Italia 2017, che vedrà impegnata domani la Dinamo Banco di Sardegna. Abbiamo sentito il coach Pasquini che presenta la sfida contro Avellino. Chiunque trovi la Final Eight sec di livello, speriamo di essere emotivamente sistemati, di non essere sovraeccitati, ma di essere concentrati, e chi farà meno errori nei piccoli particolari avrà la meglio. Il fatto di partire non con i favori del pronostico aiuta spesso e volentieri? Non lo so sinceramente, nel senso che poi alla fine, secondo me, Sassari è difficile che alla Final Eight giochi senza averci pressione da vittoria, per cui a prescindere dal valore di Avellino sappiamo che per noi sarà una partita dove sulle spalle avremo tanto peso da buttare fuori con l'energia, specie con la difesa e con i piccoli particolari che penso che saranno decisivi alla fine dei 40 minuti. Una nuova divisa, un simbolo che vi rappresenta, siete gli ambasciatori, lo abbiamo già detto, della Sardegna, credo che sia un orgoglio in più. Beh sì, quest'anno che la Sardegna ha la possibilità di avere il Giro d'Italia, noi abbiamo sempre fatto qualche cosa per la regione, per fare in modo che il nome Dinamo fosse legato a qualche cosa che rende assolutamente importante a livello di visibilità italiana ma anche europea, per cui sarà un piacere giocare con le maglie rosa per ricordare questo grande evento. E intanto i tifosi salutano la squadra al palazzetto che già oggi raggiungerà Rimini.